80 anni fa nasce la farmacia Grimaldi, in quello che era un paradiso, no? Possiamo dire. Cambiato in questi anni, Grimaldi ha visto tutto il cambiamento, però ha conservato questo piccolo ricordo. Non ricordare i luoghi, come è sorto, come è nato, il posto dei miei giochi, dei miei sogni. Per la verità, allora il farmacista, quando si riferisce al 1924, quando papà ha assunto la titolarità della farmacia a Pastena, sotto l'unico palazzo che conserva i portici e sono ancora, è uno dei pochi palazzi che si sono salvate, era il luogo dove io giocavo a pallone, dove gli archi rappresentavano le porte, e lì ho assunto quell'aria, quello spirito, quella dimensione, quella realtà che poi mi ha fatto continuare anche nell'attività che papà aveva iniziato. Non erano momenti facili, erano momenti difficili. Pastena era la periferia di Salerno, quindi Salerno era ancora spostata nella zona vecchia. Vi parlo quindi un poco di un percorso abbastanza lungo. Ma io logicamente devo tutti ai miei genitori, quindi devo tutto a quel posto che ancora io adoro, e ho tantissimi amici che da Pastena vengono in farmacia a Torrione a frequentare la farmacia dove ce l'ho ora. Quindi per me rappresenta un po' tutto, ed è stata una grandissima emozione ricevere questi acquerelli in un momento particolarmente bella per il Rotary Salernitano, per me soprattutto, e volevo un poco che anche la gente si impadronisse di quei luoghi come essi erano. Erano veramente dei capolavori. Non si può rinnegare che il progresso ci deve essere, dei cambiamenti vanno realizzati, però vedere anche quei posti che costituivano un momento così anche di distrazione, perché quella era la zona balneare di Salerno. Quindi ritengo che possa essere stato molto efficace a poterli produrre sia sui giornali, sia con una raccolta, sia con un libro. Io voglio chiarire che il libro che è stato messo in vendita... Di collezionista degli acquerelli di Domenico Carraro, un viaggio nel tempo che ci riportano alle origini di Pastena e quindi della zona orientale di Salerno. Sì, mi riportano perché, come dicevo prima, mio padre aveva la farmacia a Pastena ed era una farmacia di rione, anche perché Pastena era molto al di là del centro di Salerno, quindi un giovane farmacista non poteva che aspirare ad una periferia, ma una periferia bellissima, una periferia dove si respirava aria salubre e c'era la possibilità di vivere e di vivere veramente serenamente bene, anche perché nel periodo in cui io mi sto riferendo, non è che si vendessero tante medicine, non è che l'industria farmaceutica è quella attuale, quindi non c'era un'attività frenetica, e devo dire che c'era anche molta umanità, perché inseriti nel territorio avevamo proprio una comunione, si era formata una grande agorà con il pubblico, con i cittadini di Pastena, quindi io ricordo il falegname, l'elettricista, tutte persone che erano di riferimento, quelli che avevano il bar, per cui aver ritrovato queste fotografie che illustrano quei luoghi hanno fatto altro che riportarmi anche mentalmente in un posto, in un momento così di stress e caotico, mi è sembrato anche giusto poter offrire a quei cittadini, a quello spazio, a quella dimensione attuale, la possibilità di rivivere quello che era Pastena di un tempo, e quindi ritengo di voler continuare, se possibile, visto che mi hanno dato disponibilità voi, soprattutto come la città.